Spesso si consiglia di non cercare lavoro dall'Italia e di venire direttamente sul posto. Questo è più o meno vero o quantomeno accettabile se stai cercando un lavoro generico e che tutti possono fare. Difficilmente ti prenderanno dall'Italia per fare il barista o un impiego amministrativo. Ci sono però delle eccezioni. Quando è possibile o addirittura meglio cercare lavoro dall'Italia? Ne parliamo in questo video. Sigla! Bisogna cercare lavoro direttamente dall'Italia? Se cercate lavoro come au pair, è generalmente meglio farlo dall'Italia e con la dovuta calma. Ho conosciuto persone che si trovavano a Londra e che venivano scartate puntualmente da agenzie perché queste possono solo trovare una famiglia a persone che si trovano ancora all'estero. Se cercate lavoro nel customer service in posti sperduti, ci sono dei call center in Inghilterra ma anche in Scozia che si trovano in posti piccoli piccoli e dimenticati da Dio, dove non hanno una grande scelta di personale che parla italiano. Per queste sedi le aziende spesso sono disposte ad assumere direttamente dall'estero. Lo stesso vale per quegli hotel che si trovano in posti altrettanto sperduti. Prendono spesso personale direttamente dalla Spagna o dalla Polonia, ma anche dall'Italia, ed offrono per giunta anche l'alloggio. Dipende se volete andare a vivere a Londra oppure no. Chi vuole lavorare nell'informatica ha pure possibilità di essere assunto direttamente dall'Italia. Se hai veramente esperienza, ti prenderanno direttamente dall'estero. Anzi, ti dirò di più. Circa il 50% delle aziende qui in UK scarta subito il CV di qualcuno che è attualmente disoccupato, che ha lasciato il precedente lavoro ed è venuto qui a cercare un nuovo impiego ma nello stesso settore informatico. Questo perché agli occhi di chi ti dovrebbe assumere denota poca affidabilità. Quindi se lavori già nel settore e vuoi continuare a farlo a Londra, ti conviene incominciare ad inviare le tue candidature adesso stesso. Ovviamente poi ogni caso è a sé. In genere, se stai cercando un lavoro in qualche grande multinazionale, spesso e soprattutto per lavoro specializzato, cercano personale anche direttamente dall'estero. Se sei un medico o un infermiere, puoi trovare tranquillamente lavoro direttamente dall'Italia. Molte agenzie cercano direttamente all'estero, quindi non avrai alcun problema a trovare lavoro dall'Italia se parli inglese. Anche in questo caso, qui a Londra, alcune agenzie vogliono solo persone che stanno attualmente lavorando, quindi il lavoro in Italia e venire qui a cercarlo può effettivamente essere controproducente per questo tipo di professionisti, quindi medici e infermieri. Lavoro di ricerca, ingegneri, geologi o qualsiasi ruolo tecnico scientifico specializzato. Potrai trovare lavoro tranquillamente dall'Italia ed è sempre valutato positivamente il fatto che tu sia al momento della tua candidatura ancora impiegato. In questi campi le opportunità esistono davvero per chi ha esperienza, molto meno per chi ha una laurea ma non ha mai lavorato nel campo. Ricevo spesso email da laureati in ingegneria, biologia, geologia, eccetera eccetera, che sono in UK da 2-3 anni e ancora non sono riusciti a lavorare nel loro campo. Ovviamente ogni caso è particolare e non detta la regola, dipende da un sacco di fattori. Mettiamola così, un po' generici. Come dico sempre, la laurea da sola non ti garantisce automaticamente un lavoro in quel determinato campo. Come puoi vedere, quindi ci sono casi in cui è meglio o addirittura necessario cercare lavoro dall'Italia ed altri in cui è necessaria la tua presenza sul territorio britannico, qui a Londra per esempio. Ovviamente dovrai inviare il tuo curriculum ed una cover letter in formato accettabile per il mercato britannico, evitando il classico CV in formato europeo corredato di foto. Ma questo lo sai già, vero? Se vuoi fare degli approfondimenti, visita il sito di Living London Way e troverai un sacco di informazioni utili. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e condividilo. Se hai qualche cosa da dire, lasciami un commento e ne parliamo. Per oggi è tutto. Ti sei iscritto, vero? Bene, ci vediamo nel prossimo video e ciao!